Giovani, sono Riccardo, questo è Gamespatia e oggi siamo a Squirrel with a Gun, perché è un gioco senza senso e quindi andava portato sul canale, ovviamente. E nient'altro, banalmente, sarà l'inizio di una nuova serie questa tipologia di giochi, proprio perché ci saranno le miniserie, cioè i mini giochi completi. Verranno comunque inserito nella categoria gioco completo, ma con più parti. Va bene, basta, non mi sono seccato a parlare, giochiamo. Fantastico. Aspettate un attimo, non sentirete l'audio, ma... Ok. Se l'hai visto un attimo al volo uno scoiattolo. Ehi! Menghia! Ok, direi molto meglio così la webcam, così vedete l'interfaccia. Sono uno scoiattolo. Ma è super realistico sto scoiattolo da... Menghia! Qui si salta tantissimo! Vai! Vai! No! Vabbè! Quindi? Posso saltare e prendere la cosa? Beh! Ma hanno abbrustolito, scoiattolo arrosto. Ah, li devo attivare tutti. Comunque, dicevo, mentre attiviamo qua tutto, è una sorta di tutorial, immagino. Non ancora. E sarà appunto l'inizio di una miniserie, quindi... Non so quante parti sarà, so che non è lunghissimo, saranno circa, non so, 3 parti, su cui finiremo comunque il gioco, faremo il gioco completo, con i soliti tagli che ci piacciono tanto e così via. E non so qual è l'obiettivo di sto gioco, tra l'altro, ma... L'ho attivato. Lo scopriremo. Aspetta. Vai. Che si è aperta la cosa. Cosa si è aperta? Non si è aperta qualcosa, no? Ma vaffanculo. Ma non l'avevo visto. Ma vaffanculo. Sì, vaffanculo. Stavo per morire praticamente. Ma quindi è tipo Super Mario con le stelle. Hai visto Polpopatia? Abbiamo un Super Mario con lo scoiattolo. Tra l'altro oggi è felice Polpopatia. È molto raro vederlo felice, però. Vai! Ah, cos'è? Come la dovresti mangiare? Ghiando... Allora, è vero che mettete in bocca la qualsiasi cosa che detto così è brutto, però... Mi sembra un po' esagerata sta cosa. Dove stiamo andando? Ci hanno preso, Squirrel. E ora... Che sta succedendo? Oh no! C'è un Mr. Smith. Che cazzo sto vedendo? Ma perché vuoi prendere a pugno uno scoiattolo? Ma abbi pazienza, sei un coglione pure. Ah, oh no. Ed è qui che ho scoperto il mio superpotere. Bella. Quindi? Oh no! Mira, spara, shift, lancia. Hai tolto la pistola, mira e spara. Nemico stordito, è il momento di eseguire un takedown. Va bene! No, ho sbagliato. Ma con quale fisica poi? Così in bar. Ah! Ho rotto la porta. Bene. Ah! Cos'è? Altri due Mr. Smith. Che sparano, attenzione, copertura, copertura. Copertura! Copertura! Ancora lui! Ancora lui! Ancora lui! Incredibile, signore! Ho finito le munizioni? Oh no! Ah, ma perché si è bloccato quando ho fatto... Ma fa sempre la stessa cosa, no? Vero? Cambia! Fa sempre la stessa... Hanno lasciato delle noccioline! Oh merda, che sei? Delle noci, in realtà! Ma come è caduto? Ha fatto il ponte! Bellissimo! Cos'è sta cosa? È pazzo! Perché ce la lava a caso? Ma perché ci sono cose a caso? Shift. Shift. Ah, perché non puoi salire. Puoi arrampicarti su un palo, se non ci sopra, ma non devi essere armato.
Ma guardate che è bellissimo come movimenti. Space. In che senso, pistola? Spari e voli, non me lo dire, ti prego. No, non ha funzionato come pensavo, onestamente. Non ho capito. Ah, non ho preso la pistola. Ora l'ho preso. Spari e voli. Cos'era la musica alla Zelda? Ma ce li ho, ce li ho 100. Vabbè, la madò, quante noci. Tante torte. Beh, Luzzi! Però non l'abbiamo preso. No. Preso. No, era Luzzi. Voglio Luzzi. Posso? Ma prendilo, ma sei cretino! No. È uno scoiattolo molto stupido, devo dire. Oh no, già. Allora, questo fa molto PlayStation 1, sto salto così, direzionato, premi il salto e va verso quella direzione. Whee! Me la ghianda d'oro, puzzola e puzzattolo. Fammi l'uso. Ah! Oh no, ho una mitraglietta. Colpisci rapidamente e vola alto. Va bene. Ho capito! Ma abbiamo lasciato una noce. Ah, eccola. Puoi attivare l'iperconcentrazione con F, sconfiggi gli agenti per ottenere energia gialla. Avevo letto energia palla. Aspetta, ma io... Vabbè. Oh no, oh no! Oh no! Help! Help! Ah, ma c'è... Oh cazzo, ci sono le munizioni dietro. Oh! Dov'è la mia mitraglietta? Ah, ho perso la mitraglietta. No, 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 scoiattolo. In America avrà avuto voti molto alti sto gioco. Perché piacciono i platform, in America, so. Non per altri motivi. Sola. Ho messo il cappellino. Ma chi ha messo il cappellino? Aiuto, ho messo il cappellino. Ok, qui quindi ora c'è... però questa era cattiva, anche perché non posso guardare col... Ah, beh, col mira sì, in realtà. Non ho scusa, allora. Allora non ho scuse. Ghianda top secret instabile. Sì, ma ora dove cazzo devo andare? Io pensavo di andasse avanti di qua. Su. Ah, dal tubo. Tan 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 tan. Ormai Hitman è superato. Ormai c'è Squirrel. Squirrel top. Ah, ma quello era totalmente il tutorial. Allora siamo effettivamente sul gioco vero. Abbiamo un cappellino, che è una ghianda. C'è una macchina. Dimmi che posso usarla, anche perché è altezza a me. Cos'è? La chiusa, sta merda! Ah! La recuperiamo, non vi preoccupare. Quella è mia. Andiamo. Il portiere non è aperto e mi trovo grandissime ghiande d'oro. Vacci dentro, va bene. Scusi. Ma perché c'è della lava in una casa? O no cosa? O no cosa? C'è della lava in una casa? Mi pare ovvio che io entro e non mi aspetto di trovare lava dentro una casa. Perché ce l'ha là? Ma sembra quando giù capita bambino. The floor is lava, dai. Guarda in che vasi hanno le ghiandoline qua. Ah, ci manda ci manda cose normali. Prendila. Prendila. Ok. Prendi. Ma non ci arrivo. Ah, certo che ci arrivo. Ho fatto il tutorial. Vai. Ghianda d'oro. Il pavimento è lava. L'avevo annunciato, sono stato bravo. Non consumiamoli tutti, sennò ci rimango molto male. Scusa, le munizioni dove le ricarico? Non c'è un coso per ricaricare le munizioni? Le ricarico qui? Ah, ok. Ok.
È molto pericolosa sta cosa, devo dire. Non sei molto stabile con la pistola, te. Dovresti fare gambe. Quindi? Ah, si è attivato lì. Si è aperto un letto. Ghianda d'oro, premio prestigioso. Maglione, beh, mettiamolo subito il maglione. Ma va bene, ok, io ottengo queste cose e noi siamo molto felici. Ma nello specifico cosa servono? Danno più resistenza? Cos'è sto coso? Ah, ricarica energia. La cosa di Max Payne? No. Ancora lui? Ma non si può saltare, vero? Lo devo vedere ogni volta sta cosa. Beh, è già abbastanza cringe una sola volta. È finito l'emozione. Ho ricaricato comunque. Yeah. Ma non si può saltare! Almeno dove siete nascondere i invisibili nemici. Vabbè. Ho visto dei peperoncini a caso, vabbè. Bene, sono nelle grondaie. Mi riporta proprio ai vecchi platforming, però è bellissimo. Ed eccola qui l'ultima nocina. Ora lui ad ambiegarsi e salta sul tetto. Dov'era il vestito che avevo visto? Apriti. Cosa abbiamo ottenuto adesso? Cos'è, un amico? Non ho capito. Cos'era? Pelliccia. Ah, ho trovato un altro colore. Ah. Oh, signora, ferma un attimo! Signora! Puttana di... la signora con i vestiti rosa sta... Ah! Che cazzo fai? Scusami. Becille. Vabbè. Non è sempre oggi automatico, eh? Attenzione. C'è proprio la mia pistola, scusi. Ha cagato. La lanternina ha cagato. Tu sei cattivo perché sei col vestito. Quindi abbiamo imparato questo gioco che chi è col vestito è cattivo. Ma quello c'è il vestito pure figo. Mentre chi è con la tuta è buono. Chi è quello? Lei è un civile, vero? Puoi derubare i cittadini? Ma come? Dammi i soldi. Pezzo di merda. Bravo, tutte le gandine. Voglio che ti trasudano dal golfino. E ora ti sparo pure. Non gli faccio niente. Sta cagando, no? Addirittura, questa è una paura, l'ho fatta. Ha un obiettivo sto gioco? Ah, attualmente è prendere la macchinina, immagino. Ah no, è chiusa a chiave. Ma io entro da qui. Salve. Roma la schiena? Non capisco. Cos'è sto coso? Massima ricarica di energia. Questo cuneo aggiunge. Ah, da più energia. Che c'hai? Perché se... Abbiamo sistemato il torcicollo. Quindi addirittura non capivo cosa volevi fare. Pensavo di avervi rotto il collo in realtà all'inizio. Tieni, ora hai bisogno di nuovamente del tiro pratico. Ah, perché lui si stava allenando. Aspetta nelle palle. È cambiato quell'esercizio, non sta facendo più. Abito. Così senza niente, va bene. Siamo bellissimi. Tu? E tu chi te l'ha detto di andare? Che cosa? Dove vai? No, aspetta! Pensavo fossi morto in giambante, invece si è solo fatto un po' male. Vieni qua, io sistemo colli.
ovviamente. Posto? Vabbè, a posto direi, dai. Ci avete fame? Un piatto? Sopra? No, non... Hai... Hai... Beh! No, 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 no! Beh! Ah, siamo arrivati alla ghiandina. Quanto cazzo è la macchina? 15? In cima alla casa gialla. E via. E giù. Posso prendere un po' di carne? Ah. Ah, ma così vi posso mettere la carne? Ah, davvero? Scusi. Oh, siamo unito. Ma perché? Lo devo cuocere. Come faccio a cuocere? Va. Oh no, cosa? Abbiamo fatto saltare tutte in aria. Oh no. Dammi i soldi subito. Senti, comunque uno spacciatore, non volevo dirtelo. Allora, non so per quale motivo far esplodere il forno mi ha dato una ghianda. Ok, dai fuoco al serbatoio d'oro. Bene, va bene, era un obiettivo. Ora, voi avete sempre fame però. Andiamo che... Ah, eccoli. Ora vi andranno bene, no? Sti hamburger a terra. Merda, questo non si è cotto. E ballano. Va bene. Tutto a posto, direi che questo hamburger è veramente ottimo. Hamburger ben cotto dall'asfalto, ci sarà caldo, quindi sicuramente ci avrà pensato l'asfalto a cuocerlo, ma è molto buono così. Gli hamburger smoke là sono... Aspetta un attimo allora, che la facciamo subito, li cuociamo. Li cuociamo subito. Vieni qua, prendi. No. Via, 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 no! Ma siete pazzi, cioè siete pazzi. Uno è finito là dietro. Sta ancora roteando, tra l'altro. Però... No! L'hamburger! Ma che palle! Uno si è cotto, uno è sparito. A poco ci stiamo riuscendo, ma... C'è la torta. Si è imparato. Prendi subito e mettiti subito il cilindro, comunque. Ora sei veramente un americano. Signori, non so che dire, cioè, non so che fare. Non abbiamo gli hamburger, mi dispiace, ma... Se sì, cosa sia? Cintura orologio. Salve, lei cosa c'ha? È il suo compleanno, no? La torta, l'ho rotta. Sono certo che ci saranno altre occasioni. Qual è? Salto dell'ombrello, dai, dai. Ci arriverò mai. No. Salve, eccomi qui. Ta-da! Vieni. Ah! No. Sì! Volevo quello cazzo di noce, non il cappellino! Che c'è un carro armato rosso? No, ma sei pazzo!
Devi andare dritto. Perché? Perché? Ora gira. Ora sa, ora gira. Ora gira. Ui. Sì. Ma è un campo minato. No! È un campo minato. Provo a passare laterale. Ah, bastava passare laterale, semplicemente. Ah, vabbè. Non proprio. Ho brutto pezzo di merda. Oh, cazzo, ora come faccio? Non ho armi! Brutto bastardo! Aiuto! Non ho armi, non ho armi! Pure in casa! C'è una pistola? No! Sta inseguendo, aiuto! C'è una chianda, ok, già. E già, sono felice. A casa del tizio delle mine. Una chianda molto esplicativa, direi. E come faccio? Non ho armi. Aspetta. Ma questo che cazzo fa? Ma perché poi ha dei... ha delle reti di legno buttate. Porco giù. Va bene. Zero domanda. Ah! Ora si ragiona, hai visto? È tutto così bello ora. Hai trovato un fucile. Ora puoi fare tre acquisti nel quartiere, cioè? Perché ho trovato il fucile? Salve. Dovrei parlarle. Così. Così. La porta non si apre solo da un lato. Vabbè. Così. Così. Salve. Ah, è ancora vivo? Eh no, gli è venuta un tic nervoso e via. Non ho capito. Si è data la spinta. Con la spinta l'ha buttato giù col calcio del fucile. Niente, ormai. Ma tu sei ancora vivo? Sei pazzo, lì la ghianda ora. Certo, chi di mina ferisce, di mina perisce. Prendila, sì. Aia. Eccoci qua. Ah, ne ho addirittura 13. Quindi così siamo andati avanti nel gioco? Ora. Ah, io ora posso scendere sotto dei cattivi. Dai, a turrote! Faccio le evoluzioni! Dov'è la signora con la tutina rosa che l'ho mirata ora? Dov'è? Signora! Signora, si fermi! Signora, scusi! Signora! Chiama signora! Ma niente, signora! Signora! Aspetta, signora! Signora! Porco Giuda! Vai! Vai! Sì! 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 Lo fate giammare sta merda! Sì! Quale sto cazzo! No, ferma la mossa! Signora, a posto? Cazzata la signora! No, con questi cazzi di corno, va bene! Bene, bene, bene! Lo continuiamo, lo finiamo, non so se è al 100%, ma lo finiamo. E fatemi sapere se vi è piaciuto e sicuramente ci sarà una parte 2. Purtroppo. Alla prossima, bye bye.